es gebänkte Schuh, es weder beugt und unser Brot mit seinen Gott. Presso l'Auditorium Comunale di Murano Calabro, promossa dall'Istituto Comprensivo Murano Saracena, si è svolta in un'atmosfera coinvolgente e commovente la giornata della memoria e il ricordo della Shoah. È importante e fondamentale il ricordo, perché chi dimentica, in una celebre citazione si dice che chi dimentica il passato è destinato a riviverlo. E noi questo non vogliamo che avvenga. È fondamentale il ricordo per poter far conoscere ai ragazzi ciò che è successo, affinché non possa succedere mai più. I docenti e gli alunni delle classi quarte e quinte della scuola primaria e secondaria di Murano e Saracena si sono commossi nell'ascoltare il direttore artistico Eyal Lerner, israeliano, suonare il suo flautino incantato con una maestria che ha lasciato tutti stupiti e ammirati del suo virtuosismo. I giovani hanno la grande forza del rinnovamento, della speranza, della novità, ma hanno anche il pericolo dell'ignoranza. Allora il nostro ruolo è dare a loro in mano tutta la conoscenza, anche quella oscura, così loro possano fare le scelte giuste e decidono, partendo dalla loro vita stessa, di creare un nuovo futuro. A questo punto il passato può diventare una base di una nuova crescita. Il maestro Lerner, eccellente flautista nonché regista, ha condotto uno spettacolo dedicato alla storia, alla cultura ebraica e alla tragedia della Shoah, evento che ha coinvolto non soltanto la popolazione semita, ma direttamente o indirettamente tutta la società, la resistenza, il fascismo e il razzismo in ogni sua forma. Il dirigente scolastico dell'istituto, Walter Bellizzi, ha ricordato che l'istituto ha inteso commemorare la Shoah non per l'ottemperanza alla legge 211 del 2000, ma perché è la nostra coscienza che ci impone di non dimenticare. Per i giovani e per noi educatori è importante che i ragazzi non dimentichino che lo sguardo delle persone che hanno visto quella tragedia, i corpi morti, scheletriti, le persone smarrite, rimangono sempre impresse nel cuore dei giovani, perché mai più questo possa accadere.